Sindaco, che Arezzo sarà quella del 2020? Beh, sarà un'Arezzo nuova e diversa, che sarà una città sostanzialmente ospitale, accogliente, certamente più dotata di infrastrutture, ma anche di scuole più sicure, ma anche di edifici per accogliere i nuovi modi di lavorare. Tutto questo in un piano delle opere pubbliche che è uno dei tre elementi fondamentali della vita di una città. Una città si cambia, si trasforma attraverso gli strumenti urbanistici, piano strutturale, piano operativo, sui quali abbiamo già dato un incarico e stiamo lavorando e che contiamo di approvare come veste definitiva entro fine mandato. Si appoggia ovviamente su un piano degli investimenti che è recepito integralmente dal piano triennale delle opere pubbliche, ma si contestualizza con il piano triennale delle opere pubbliche, di cui quello che abbiamo visto stasera è una parte integrante, molto importante. Abbiamo visto come la città cambierà. C'è da dire che in questa fase di cambiamento c'è un momento iniziale in cui le cose vanno un pochino peggio di come saranno poi alla fine, perché quando si cominciano i lavori per realizzare un pezzo di strada, per cambiare un pezzo di strada, per modificare un incrocio, evidentemente la fase iniziale di cantierizzazione troverà della riduzione della capacità di trasporto delle infrastrutture sulle quali si lavora. Ecco, io chiedo ai cittadini di non litigare troppo, come ha detto l'assessore Camurrini, perché è un disagio temporaneo che poi alla fine vedrà una città diversa, più bella, più accogliente e secondo me più al passo con i tempi. Una delle opere simbolo di questo cambiamento qual è? Secondo me è Piazza della Stazione, in realtà Piazza della Repubblica, anzitutto perché trova una traduzione di tipo ambientale, perché le auto vengono tolte tutte da Piazza della Repubblica, che diventa l'area pedonale a tutti gli effetti, fatta eccezione per i taxi, per le auto con contrassegno per portatori di handicap, ma solo per salire e scendere le persone. Il parcheggio è poi spostato integralmente nella parte retrostante il fabbricato del dopolavoro ferroviario, ma anche una bella piazza pedonale che porterà un simbolo. Sposteremo lì la colonna di Mazzini, la colonna che oggi è decentrata perché era nata centrale rispetto a quella che una volta era Piazza del Popolo, perché non c'era l'edificio delle poste. Quando quella colonna fu posta era al centro di un giardino molto ampio. Poi quella colonna è rimasta lì, gli è stato costruito addosso il palazzo delle poste e ora si trova defilata, nascosta, sede di tutti i vandalismi possibili e immaginabili. La ripuliremo, la consolideremo, le daremo nuova vita e la sposteremo in quella che è la sua sede naturale, cioè in Piazza della Repubblica. Ecco, se lo ricorda lei l'ultimo piano del traffico, l'ultimo piano infrastrutturale di cui si era dotata Arezzo a quando risale? Io sì, al 1 agosto del 2001. Lo portai io in consiglio comunale in quella data e dissi in quell'occasione che mi ero fatto un regalo, perché anche il giorno del mio compleanno, e in quell'occasione facemmo partire un nuovo sistema di viabilità e di, diciamo, rivalutazione complessiva del traffico urbano. Pochi giorni fa abbiamo visto la proposizione alle categorie, in pratica un po' la città, del nuovo piano urbano della mobilità sostenibile stavolta. Allora era un piano del traffico, oggi è un piano della mobilità. Lo dobbiamo mettere a punto, sentire i desiderata o comunque le osservazioni che ci pervengono da una larga parte dei nostri amministrati, dopodiché verrà adottato dalla Giunta, verrà pubblicato e i cittadini potranno fare le osservazioni che ritengono opportune per chiederne la modifica, l'integrazione e comunque diciamo, materiale adattamento alle esigenze di un'intera città. Dopodiché, discusse le osservazioni, verrà definitivamente portato in Consiglio Comunale per l'approvazione, che io auguro per la città entro il 2020. Ha parlato di Piazza della Repubblica come una piazza green, quindi senza auto, e le zone 30, visto che insomma ci le sono. Le zone 30 sono la nostra risposta alla domanda di sicurezza stradale in ambito urbano. Piuttosto che la realizzazione di piste ciclabili che tolgono comunque sezione stradale, sia ai parcheggi sia al mezzo privato, di cui noi cerchiamo di limitare la presenza ma che non possiamo escludere, la zona 30 di fatto è quella che, se correttamente realizzata e sostenuta da un sistema di controlli, dà la risposta corretta in termini di accettabilità della risposta alla domanda di trasporto attraverso l'auto privata. Non la possiamo azzerare. Se avessimo le risorse che ha la Germania, che si è conquistata dal dopoguerra a oggi, ci sarebbe un fortissimo investimento pubblico sui mezzi di trasporto pubblici,
mi riferisco alle metropolitane, mi riferisco alle tramvie, non soltanto agli autobus. Oggi l'Europa del Nord accetta le auto nei centri urbani, le tollera, si vede che sono ospiti indesiderati, ma perché? Perché c'è un sistema di trasporto pubblico che presenta frequenze di mezzi dell'ordine dei 4-5 minuti al massimo. Non abbiamo questa potenza di fuoco. I tedeschi, nonostante la loro iniziale divisione a valle della riunificazione delle due Germanie, hanno dato una risposta in termini politici e sociali fortissima, ma questo grazie a potentissimi investimenti che loro hanno messo in campo. La nostra Italia non è riuscita a fare altrettanto. Dobbiamo, io dico sempre, il pane si fa con la farina che sa. Noi abbiamo questa farina qui, dobbiamo fare in modo che il pane che facciamo e che impastiamo sia il migliore possibile con questa risorsa. E quindi il mezzo privato viene scoraggiato ma non può essere eliminato. Risposta importante con le zone 30, risposta altrettanto importante vorrei che fosse, per usare questo termine condizionale, utilizzando il mezzo pubblico per quanto possibile, ma anche la bicicletta. La parte, diciamo, se leghiamo il centro storico, che comunque è destinato a una pedonalizzazione progressiva, in realtà la gran parte della nostra area urbana, diciamo di grande densità abitativa, è in piano. Potrebbe tranquillamente essere percorsa con le due ruote, magari a pedalata assistita, però comunque con le due ruote non motorizzate, con motori a scoppio. È un sogno? Ma io penso anche di no. Noi ci dobbiamo proporre sempre più come città attrattiva e non c'è dubbio che l'attrazione non si ottiene mettendo le macchine in doppia fila e accettando che i cittadini continuino a spostarsi con la loro autovettura qui sono, con la quale hanno un rapporto quasi carnale. Nessuno si vuole allontanare dalla propria autovettura. Dobbiamo cambiare mentalità. Cambieranno molte viabilità, quindi molte abitudini degli aretini in meglio, quindi meno code, meno file, meno smog, meno stress, più servizi ai turisti, più opere restaurate, più scuole sicure, quindi sarà un grandissimo piano di interventi, oltre 30 milioni di interventi e quasi tutti i cantieri inizieranno entro fine anno, quindi questa che è la grande nota da mettere in risalto, perché in qualche modo potrebbero creare anche qualche tipo di disagio, però siamo convinti che al termine di queste importanti opere sicuramente i nostri concittadini ne beneficeranno. Senta Vice Sindaco, tra queste opere abbiamo, l'ho appena ricordato, ce ne sono alcune di importanza veramente strategica, sono quelle infrastrutture viarie che permetteranno una regolamentazione del traffico molto differente, le vogliamo ricordare nello specifico? Tre per tutte ne ricordiamo, la via di Santa Margherita via Buonconte a Montefeltro, la nuova intersezione di via Fiorentina dove verrà realizzata una rotatoria a raso e un sottopassaggio sul lungo la tangenziale, diventerà una strada 8 corsie addirittura in quella zona. Infine il raddoppio del sottopassaggio in via Baldaccio d'Anghiari che consentirà a chi proviene da via Alessandro del Borro di entrare in centro città senza dover fare tutta la strada di via Cittadini, via Vittorio Veneto e via Michelangelo, quindi sarà un alleggerimento molto molto importante del traffico veicolare in queste zone. 30 milioni il conto complessivo e questi fondi dove verranno reperiti? Beh, in parte sono fondi comunali ovviamente, in parte sono fondi che abbiamo reperito tramite bandi ministeriali, altri tramite bandi regionali e quindi complessivamente diciamo che circa un 50% sono fondi comunali, gli altri restanti sono fondi di altri enti. Tra i punti che ha trattato ce n'è stato uno di particolare interesse, anche le prime attività che ha intrapreso nel suo ruolo di assessore lavori pubblici, che riguarda le aree verdi che diventano un po' anche il fulcro, diciamo così, dell'arredo urbano di Arezzo. Beh, quello che vogliamo cercare di creare è una città a misura di bambino, questo lo dico da sempre, una città a misura di bambino è una città a misura di tutti, quindi se riusciamo a rendere un'area gradevole, confortevole e sicura per un bambino ci può andare chiunque. E le aree verdi sono quelle sicuramente più frequentate ad oggi per i bambini e quelle all'interno delle quali siamo intervenuti in prima battuta. Ovviamente non si ferma il piano di interventi, avete visto che ci sono oltre 4 milioni di euro di interventi nelle aree verdi e quindi i nostri parchi beneficeranno di tante nuove strutture ludiche, di illuminazione, videosorveglianza, riqualificazioni complessive e la cittadinanza ne godrà sicuramente. Via Petrarca ormai è ultimata e aveva promesso al termine delle scuole si iniziano le asfaltature.
asfaltature, è così. E così sarà, non soltanto per via Petrarca, anche per via Benedetto Lamaiano e altre strade cittadine dove all'interno delle quali non ci siamo sentiti di intervenire in questo periodo per ovvi motivi, e ancora il traffico veicolare con le scuole aperte è molto importante, quindi è opportuno aspettare qualche giorno in più. Chiudiamo con un ultimo sguardo all'area dell'ex mercato ortofrutticolo, un nodo annoso, insomma è sempre stata piuttosto contesa la questione su questo spazio. Quali sono le progettualità? Le progettualità sono innanzitutto di ristrutturare e riqualificare tutta l'area, successivamente di andare a farci insediare una struttura possibilmente votata all'imprenditoria giovanile, però ancora siamo in fase di discussione e di valutazione, che di fatto oltre che a riqualificare gli ambienti riqualificherà anche la frequentazione di quell'area.